Buonasera, dottor Paschier. Sono rimasto molto colpito dalla call che abbiamo condiviso la settimana scorsa, nel quale appunto ha salutato un po' tutti i colleghi prima di andare in pensione. Sono rimasto anche molto colpito per il fatto che ha mantenuto il suo modo di fare, che ho potuto apprezzare in questi anni, ovvero il fatto di voler parlare direttamente con le persone che lavorano in Agos, e questa è una cosa che io ho sempre molto apprezzato personalmente, e si è confermato anche in quella richiesta che io trovo molto simpatica, ma anche molto di cuore, di avere un saluto personalizzato così come ricordo del suo periodo in Agos. E mi sono domandato cosa potevo scriverle io o mandarle magari una foto, però ho pensato anche che forse quello che ci accomuna è questa passione per la corsa, ed è il motivo anche per cui ci siamo conosciuti personalmente. E allora ho pensato che magari avrei avuto piacere di venire con me a fare una corsa. Questa è la Treviso Stiglia, è un ex ferrovia militare dismessa dopo la guerra, che partiva da Treviso, arrivava addirittura fino in Piemonte, e adesso l'hanno dismessa appunto e hanno fatto una bellissima pista ciclopedonale. Ecco, io mi allino qui e poi su un altro posto vicino a Treviso. Era dicembre del 2016 e alla fine di un pranzo col boss, io mi ricordo che lei aveva detto una frase che mi aveva in quel momento colpito moltissimo. Avevamo la possibilità di fare una domanda, io mi ero già preparato la domanda di rito su, non ricordo, su forse sui prodotti, sul prestito, un qualcosa del genere, non la ricordo neanche. Ma mi ricordo che prima del giro di domande lei aveva detto: mi rendo conto che questa azienda non è ancora del tutto cambiata perché io non ho mai ricevuto una mail da un incaricato o comunque qualcuno che non fosse un manager. Quella cosa lì per lì mi aveva colpito moltissimo e ho pensato che forse la domanda che dovevo fare era una domanda un po' diversa. Forse quella che ritenevo più importante non era se io le domandassi che idee aveva Agos sui prestiti personali, ma forse qualcosa che mi riguardasse più personalmente. E ricordo che con un po' di follia forse le avevo proposto appunto di fare la squadra di corsa dei dipendenti di Agos. Ero particolarmente entusiasta, finalmente avevo l'opportunità di trasmettere una passione, e così il progetto, così è nato la squadra, è nato l'Agos for Running. All'inizio mi ricordo che in rete non era stata presa benissimo come cosa, nel senso che si credeva che fosse uno strumento con il quale io dovevo scavalcare qualche manager o cercassi fortuna in azienda. In realtà il mio progetto era solo un progetto d'amore, l'amore per la corsa e la voglia di trasmettere questo amore ai colleghi, questa mia passione ai colleghi, far vedere a tutti quanto è bello correre. Non avevo nessun altro tipo di scopo. Purtroppo non sempre in rete c'è il culto della sincerità, della trasparenza e del disinteresse. Invece dal mio punto di vista è una questione fondamentale l'essere trasparenti, a costo di essere magari anche un po' diretti certe volte, però sempre con educazione. Questo purtroppo non sempre è stato così, e la cosa mi dispiace perché io ho vissuto l'azienda in alcune attività di vertice, nel senso che ho partecipato all'Innovation Community per un anno intero ed è stato entusiasmante. Ho avuto contatti con colleghi da tutta Italia, tutti mossi da una grandissima passione. Purtroppo le tante idee dell'azienda certe volte si arenano magari sulla testa di qualcuno che non ha così capito magari lo spirito col quale vengono affrontati i progetti. Hanno sempre paura, magari, ripeto, che ci sia qualcuno che vuole scavalcarli. Invece la corsa è bello anche per questo: nella corsa non ci sono favoritismi, non c'è un arbitro, non c'è neanche la fortuna.
la corsa si parte, il più veloce vince, è estremamente democratica, tutti la possono fare in qualsiasi posto, a qualsiasi età, maschi, femmine, bambini, vecchi, chiunque. Io questa cosa della corsa la adoro. Nella corsa, la corsa ti dà esattamente quello che tu ci metti dentro, e questa è una cosa che a me ha sempre entusiasmato. E prima che venga buio, forse è il caso che io mi rimetta in marcia a finire questa mia corsa. Volevo veramente ringraziarla di cuore per avermi dato l'opportunità di essere me stesso, l'opportunità di poter esprimere questa mia passione attraverso la corsa, l'opportunità di avere tantissimi contatti, tantissime emozioni e anche conoscere tantissime storie all'interno dell'azienda di tantissimi colleghi. E questo è veramente il mio più grande grazie. Grazie di aver avuto fiducia in un'idea che magari all'inizio poteva sembrare anche un po' strana, ma che invece ha avuto grande successo. E io, insieme ai colleghi che mi aiutano, perché non sono neanche da solo in questa avventura, continueremo per quanto possibile a cercare di trasmettere i valori che la corsa dà, magari trasmetterli anche a livello aziendale, magari anche in quelle persone al quale ancora non è arrivato questo messaggio particolarmente positivo. E io le auguro veramente la più grande fortuna in quello che vorrà fare dopo l'avventura in Agos, i migliori successi, e se per caso passasse un giorno per Treviso o comunque per il Veneto, mi faccia una telefonata, andiamo a correre assieme se ha piacere, o se non ha voglia di correre, un buon prosecco a Treviso, volentieri ci sarà sempre. La ringrazio, buona vita.